Argomento del video di oggi, il momento di inerzia. Esprimere come somma del momento di inerzia assiale. Sì, ok, dai, stavamo scherzando, non volevo tediarvi con una lezione di ingegneria come quella del professore che ho trovato su YouTube. Ma detto questo, il momento di inerzia è sicuramente una delle forze importantissime quando si va a guidare una moto, una delle forze che gestisce la dinamica della moto, perché è il momento resistente alla rotazione delle ruote e anche alla loro inclinazione. Quindi è una cosa fondamentale, per esempio, quando si va a scegliere un tipo di ruota, ruota a raggi oppure ruota in lega. Più peso sulla ruota, più peso lontano dall'asse di rotazione, meno la ruota è maneggevole, più è pesante e quindi più influenza la maneggevolezza della moto. E oggi volevo un po' parlare di questo, approfittando di avere qua con me due motomorini in due allestimenti diversi, due motorini Xscape, una allestita un pochino più da off-road con le ruote a raggi e una allestita un po' più da turismo con le ruote in lega. Un buon motivo anche per tornare a parlare di una delle moto più vendute sul nostro mercato. E per voi, lega o raggi? Nel suo allestimento touring, non parliamo di versioni ma di allestimenti perché sono tutti accessori che vengono montati sulla Xscape standard, la Xscape rinuncia anche alle ruote a raggi montando due ruote in lega. Rinuncia alle ruote a raggi ma guadagna peso, perché la differenza di peso tra le ruote a raggi e le ruote in lega è di circa 1 kg. 1 kg su masse in rotazione, masse non sospese, è importantissimo per cambiare la dinamica della moto, ovvero avere una moto anche più maneggevole. Come vi dicevo prima, il momento di inerzia è una forza che si oppone alla rotazione, quindi la ruota più pesante è una ruota più pesante da accelerare, quindi frustra un po' le prestazioni del motore, è anche più pesante da far girare, quindi modifica un po' la maneggevolezza della moto. Migliorando sulle ruote si può anche permettersi magari di montare dei bagagli senza perdere troppo in dinamica di guida. L'allestimento touring, chiamiamolo, prevede i telaietti posteriori e anche il parabrezza maggiorato oltre ai paramani che ci sono anche sull'altra moto. Queste sono un po' le differenze tra le due moto. Proveremo le moto anche senza bauletti per più o meno avere una condizione di guida simile e poi ci vediamo un po' a tirare le somme alla fine. Diciamo che in questo caso abbiamo voluto giocare un po' con gli accessori, anche perché Moto Morini è stata brava a trattare la Xscape come una moto grande, offrendo un catalogo accessori che consente di configurarla come una vera e propria travel enduro oppure come una moto più vicina al mondo off-road, che con il tassello giusto si difende molto bene anche in fuoristrada. In questo caso abbiamo sfruttato il vantaggio dei 300 euro dato dal costo minore della versione con ruote in lega per darci dentro con gli accessori da viaggio. Tris di borse, paramani e parabrezza maggiorato portano il prezzo dai 7.190 euro della moto standard agli 8.658 euro della moto full travel. Moto Morini Xscape è qui in allestimento da un pochino più di off-road, ruote a raggi Acront per lei e pneumatici semi tassellati Scorpion Rally STR. L'equipaggiamento è quello base con i paramani e anche le barre paramotore. Quindi questo allestimento, la Morini Xscape 649, è quella più adatta ad andare a fare qualche percorso di fuoristrada. 7.490 euro il prezzo di partenza per la moto con ruote a raggi, quella che per comodità chiameremo Adventuring, a cui abbiamo aggiunto paramani, piastra paramotore in alluminio, barre di protezione e scarico omologato SC Project. Il tutto per un prezzo che arriva a 8.562 euro, molto vicino alla Xscape in configurazione travel. Passando alla prova su strada, devo dire che in sella ad entrambe ho ritrovato l'ergonomia azzeccata che mi era piaciuta ai tempi della prima prova. Mi piace, con l'eccezione degli supporti e delle pedane che si allargano troppo e quindi, quando viaggi in punta di pedana, costringono ad allargare troppo il piede. La ciclistica è a punto ed è molto bilanciata, la Morini è molto leggera di avantreno e vola veloce tra le curve, dove la forcella ha una prima parte di escursione un po' morbida, il che fa sì che nei cambi di direzione veloci il carico si trasferisca in modo un filo troppo repentino. Poi però il sostegno arriva in modo progressivo. Questo, va detto, favorisce il comfort di guida e se volete più sostegno potete sempre intervenire sui registri. L'assetto è ben studiato anche perché digerisce bene la presenza del tris di borse, che comunque pesano circa 5,5 kg l'una e che però non sbilanciano più di tanto la moto, che resta comunque piacevolmente dinamica da guidare. In questo senso ho trovato una moto anche più gustosa, di modelli ben più blasonati rispetto alla Morini, moto che ho trovato meno bilanciate una volta caricate delle borse. In questo caso in Morini, con un minimo di regolazione del mono ammortizzatore, sono riusciti a recuperare una guida efficace con una
freno non troppo scarico. Ovviamente le borse si fanno sentire nei cambi di direzione aumentando l'inerzia. Per questo motivo il contributo delle ruote in lega diventa in questo caso importante. Alla fine quindi niente di così fastidioso da questo punto di vista, considerando che la moto è piccola e quindi i pesi aggiuntivi si sentono molto di più. Devo dire, brava Morini! Bene, giro finito. Devo dire innanzitutto che ho ritrovato con piacere la Xscape. L'altra volta l'avevo provata in inverno a gennaio, faceva un freddo veramente incredibile. Oggi sulle curve, con l'estate, insomma, anche se la giornata non è stata bellissima, ho riscoperto, ritrovato un po' di cose positive, tipo la ciclistica e l'ergonomia. Con me c'è Alberto Raverdino, lo vedrete penso di nuovo sul nostro canale, che mi ha affiancato in questa prova, tester molto esperto. Lavorato con Superbike Italia. Ne abbiamo fatte un po'. Tester maturo, quasi in decomposizione. Quasi andato male. Sì. Mi interessava il suo parere perché Alberto non aveva mai guidato un Xscape, o quantomeno non per così tanto tempo. Sì, solo pochissimi metri in un'occasione, ma non avevo mai provato così a fondo. Oggi abbiamo fatto tanti chilometri. Sì, oggi quasi 300. Siamo, tra l'altro dobbiamo ancora tornare a casa, quindi magari ci diamo una mossa. Le due versioni, io le chiamo versioni, anche se in realtà la moto è una, si può acquistare con le ruote in lega, come questa, o con le ruote a raggi come la versione un pochino più off-road, ma poi accessoriate in modo diverso. Questa la chiamerai travel, col cupolino largo, le tre borse, e questa un po' più off-road con lo scarichetto un po' arrogante, certo. Anche se poi il rumore non è che cambia granché. Sì. Innanzitutto mi interessava sapere, visto che la mia opinione l'avete già vista nel video scorso e tu sei arrivato qua un po' vergine di Xscape, è una moto che insomma è l'ottava moto più venduta in Italia. Perché effettivamente è una moto che ha delle qualità, nel senso che soprattutto dal punto di vista ciclistico è una moto molto equilibrata, mi è piaciuta tanto nel misto, è veramente bella da guidare e ti dà la possibilità così di divertirsi anche se non ha un motore così potente, perché comunque i cavalli a disposizione sono quelli che sono, a volte senti la necessità, vorresti qualcosa di più che però viene compensato dal piacere di guida. Quello che io dico ogni tanto, mi è successo per esempio con la Suzuki GSX 8S, no? Ciclistica talmente bella che quasi ne viene meno un po' il motore, dici cacchio, certo. Sta ciclistica qua un pochino potrebbe... Sì, ti verrebbe voglia di avere magari una decina di cavalli in più, un po' di coppia magari ai regimi un po' più bassi per avere un pochino più di grinta fuori dalle curve, soprattutto nelle marce alte. Devo dire che, come ho detto già in occasione anche della prova della Scrambler SCR, ha rapporti un filo lunghi, quindi secondo me un dentino o due di corona sta, in più e gli danno un pochino più di brio. Sì, aumenterebbe un po' il regime e quindi diventa un po' più brillante. Anche perché in autostrada più o meno 5500 giri si viaggia bene. Tra l'altro, devo dire, molto 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 bene il cupolino della versione, chiamiamola travel, protezione molto buona, la triangolazione sella pedale manubrio per me che sono 1,71 è molto valida. Io mi sono trovato bene, lo schiumato della sella, oggi abbiamo fatto una giornata in sella, nessun problema. Questa per viaggiare, 10 lode, devo dire. Il cupolino standard, un po' di frusci sul casco. Sì, un po' di frusci ci sono, e devo dire però che in ottica fuoristrada, questa se tu guardi un po' vicino, effettivamente un pochino distorce, perché ha un angolo, se lo guardi, ha una... Diciamo, sì, ha il baffetto in alto che è un pochino distorce, quindi se tu hai la necessità di guardare a 2,5 metri dalla moto, forse... È meglio usare quell'altro, esatto. Ma non a caso, infatti la moto è equipaggiata così, non a caso le moto da fuoristrada hanno tutto il cupolino molto basso, certo. Quindi rinunci a un filo di protezione, però stiamo parlando proprio di due configurazioni diverse della moto. Ma il tema caldo di oggi era quello con cui ho aperto il servizio, era ruote lega, ruote a raggi. Perché scegliere una, perché scegliere l'altra? Ovviamente esteticamente sono più belle, diciamo, sulla moto Adventure, sì, le ruote un po' più Adventure, ma non è neanche vero che sono sempre così necessarie. Noi oggi abbiamo provato anche la moto senza borse, ovviamente, perché altrimenti la prova non sarebbe stata valida, un po' per vedere, per capire se effettivamente si vede questa differenza tra una e l'altra. La differenza, ve lo dico, tra le ruote in lega della Morini e le ruote a raggi sono circa un chilo sulle due ruote, quindi
masse non sospese, cosa vuole dire? Più facilità ad accelerare la ruota, più facilità a decelerare la ruota, più maneggevolezza. Ovviamente molto dipende anche da dove è messo il peso, più vicino al mozzo, quindi dove c'è il centro di rotazione, meno si sente, più è sul bordo, più si sente. Quindi una ruota più grande, tra l'altro come un 19, ovviamente lo fa sentire di più. Dicevo, abbiamo provato le moto più o meno nella stessa configurazione e devo dire che salendo sulla strada che sale qui, siamo nel Biellese sopra a Santuario d'Europa, è una strada bella, veloce. Non è una differenza che dici ok, da allora al ferro metto sui cerchi in carbonio certo. Però un pochino si avverte. Perché quando tu più vai veloce, perché comunque aumenta anche con la velocità ovviamente l'effetto dell'inerzia, più hai necessità di avere un maggior sforzo. Ora stiamo parlando di una 650, di una moto globalmente abbastanza leggera. Non fai fatica con i muscoli ovviamente, però tutti questi sforzi in meno sono quelli che poi a fine giornata ti fanno arrivare un po' meno stanco, no? Certo, sì, sì, no, indubbiamente è un valore aggiunto. Il fatto di avere meno peso sulle ruote vale molto di più rispetto ad avere meno peso sul resto della moto. Insomma, è un elemento su cui tutti gli ingegneri come te si sono dedicati. Perché indubbiamente è una cosa molto molto importante, perché ti dà poi la possibilità di essere molto più veloce, stancarti meno. In questo caso non è la performance, secondo me. Cioè, quando veniamo in pista, certo, ovviamente cerchiamo il massimo della performance e il massimo della velocità. Su una moto stradale, su 300 km, magari ho usato quel pizzico meno di forza ogni volta per guidare la moto, mi fa arrivare un po' meno stanco a casa. Ma poi anche la discriminante è anche data dal fatto se effettivamente uno fa o non fa fuoristrada, perché le ruote a raggi da che mondo è mondo sono molto più robuste nel caso in cui tu vai su un ostacolo e quindi magari con una ruota in lega si pizzica lo pneumatico, si piega il cerchio. Sì, sì. Mentre invece sono più robuste, quindi insomma se uno... Più robuste e quindi anche più pesanti, quindi ovviamente... Certo. Lo diciamo questa cosa, non per convincere nessuno di una scelta e l'altra, però quello che dico è, se tu ti devi comprare una moto come questa, la devi equipaggiare da turismo, caricare già di bagagli, borse, eccetera, eccetera, che aggiungono peso aggiuntivo, io se potessi risparmiare un chiletto sulle ruote vuol dire che... Secondo me potrebbe essere una cosa vantaggiosa. Viceversa, voglio andare a fare il fuoristrada davvero, al latte, la Sietta, la Via del Sale, così, allora ti dico va bene, allora va bene. Prendo la moto, anche perché in quel caso probabilmente non avrò il tripla borsa, sarò da solo, avrò il parabrezzino basso e quindi sarò così. Altre cose che vogliamo dire sulle Morini? Di veri difetti non ne ho incontrati, sinceramente. Qualche piccola cosettina, non so, per esempio la leva del freno che ha una piega che non è proprio precisa sulla manopola, nel senso che hai una piega, non so se hai fatto caso. Un po' strana, sì. Un po' strana, che magari... Altre cose, francamente... Qualche vibrazione sopra i 6.000 giri arriva, ma niente di veramente fastidioso. Roba. Devo dire che si viaggia bene. In questa categoria io trovo poche concorrenti fatte così a livello di finiture. Questa cosa l'ho già detta, i Morini sono molto bravi, io anche furbi, direi, a confezionare una moto che per il prezzo che ha è fatta davvero bene e con anche qualche soluzione smart. Cito, leva della frizione regolabile nella distanza, non è che ce l'hanno in tante anche di moto più costose. Ergonomia regolabile, perché il manubrio si può regolare su tre, i riser li possiamo regolare su tre posizioni, per esempio. Anche poi il cruscotto è bello. Cruscotto con la doppia schermata, blocchetti retroilluminati, insomma ce n'è un po' di cose interessanti, le verniciature sono ben fatte, stiamo parlando di un prodotto economico, tra virgolette, ma che secondo me alla fine è confezionato bene. Oltretutto mi faceva piacere vedere come si trasformava la moto, perché questa ha il manubrio in configurazione fuoristrada, quindi ruotato in avanti. Questa è il manubrio configurazione stradale, quindi un po' più in basso, anche salire sulla moto sembra un'altra moto. Sì. Diciamo che con il manubrio così in alto, a parte vabbè l'idea della guida in piedi che ci sta, ma comunque ti dà magari un pochino più di leva, la senti un pochino più così, anche se vuoi spingere un pochino più forte ti aiuta. Dai, comunque il prodotto c'è, no, io direi, e beh giustamente si merita il successo che ha. Bene, io direi che più o meno abbiamo chiuso questo argomento, ovviamente non lo possiamo estrapolare tutto perché entrando nelle formule matematiche si potrebbe stare qua 10 giorni, gli ingegneri impazziranno, magari detto anche qualche inesattezza, comunque sul momento di inerzia, perché l'ingegnere l'ho fatto un po' di tempo fa, non è che mi ricordo proprio bene tutto, però abbiamo spiegato bene, dipende dal diametro della ruota, dipende da dove sono messe le masse, è quella forza che si oppone al rotolamento, quindi all'accelerazione, alla decelerazione delle ruote, quindi te la porti dietro sempre in tutte le fasi della guida. Direi che possiamo chiudere qui, io e Alberto, adesso noi torniamo a casa sperando di non prendere l'acqua, perché ultimamente la sto prendendo quasi sempre quando vado a fare le prove, quindi se avete qualche domanda qua sotto nei commenti, sempre a disposizione, sempre pronti a rispondere.
se volete dire la vostra sulle Morini, sul momento di inerzia, perché no? Perché tanto arriverà qualche ingegnere sicuramente a dire la sua. Ma positivo, nel senso, roba positiva. Sempre qua sotto nei commenti, io mi raccomando, iscrivetevi al canale perché vogliamo crescere, i 100.000 sono sempre lì, voglio arrivarci velocemente, e noi ci vediamo al prossimo video, magari anche con Alberto.